Ciao a tutti, follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo video. Qui c'è la piccola mia che vuole scappare. La lasciamo andare. Allora, c'è la piccola mia in giro qui perché? Perché? Vi voglio parlare della sua sterilizzazione. Visto che mi avete richiesto in tanti. Aspettate che qui mia si tira tutto. Mi avete richiesto in tanti, ecco, di sterilizzarla. L'ho fatto fare. L'ho portata dal veterinario e l'ho fatta sterilizzare. Allora, il giorno che l'ho fatta sterilizzare, quando sono arrivata lì, il veterinario le ha fatto la prima puntura, diciamo, per addormentarla. Mi ha lasciata lì nella stanza con lei ed è andata a visitare nell'altra stanza a visitare un altro animale che doveva essere visitato. Non so se fosse un cane, un gatto, boh, non so, perché non l'ho visto io. E che è successo? Mia poverina era per terra nel pavimento che barcollava, sbatteva dappertutto, poverina. Io avevo una paura, ma una paura perché, non avendo mai avuto gatti, non avendoli mai dovuti sterilizzare, non sapevo come funzionasse. La gattina sembrava rincoglionita totale e quindi sembrava che stesse morendo. Poverina, mi ha preso una, mi ha fatto una pena, mi veniva da piangere, vi giuro. Anche se era solo l'anestesia, a me veniva da piangere a vederla in quello stato. Poi il veterinario è tornato, mi ha fatto andare a prendere un caffè nel frattempo che lui la sterilizzava e dopo sono tornata intorno alle 9, credo, 9 e mezza, insomma, a riprendermela. Lui mi aveva detto di fasciarle la ferita o con una fascia, di metterle il collare quello a tubo per non farla leccare. Ma non sono riuscita a metterle nessuno dei due perché se li toglieva, non so come faceva a togliersi il coso nel collo, il tubo lì. Ma vabbè, mia è spericolata. Però devo dire, è stata brava perché si è leccata pochissimo la ferita, quasi niente, e si è tolta da sola soltanto un punto. Quindi devo dire che è stata brava. Procede bene, come potete vedere. E Sara, vieni mia, fai vedere. Fai vedere quanto sei brava, mia. Guardate quanto è brava la mia bambina, eh? Guardatela, guardatela. Aspetta, mia, saluta. Saluta a tutti, miau. Lei, miau. Adesso potete vedere che sta bene, quindi non c'è più bisogno di scrivere nei commenti di sterilizzarla e quant'altro perché la gattina è sana come un pesce, mangia, gioca, dorme, fa i suoi casini come tutti i gatti, quindi. Che dire, follettini, follettini, questa era la mia esperienza della sterilizzazione di Mia. Il video è corto, però non c'era molto da dire alla fine. I primi giorni che era a casa sterilizzata era rincoglionita, poverina. Io avevo paura che non si risvegliasse perché era ancora mezza addormentata, non riusciva a svegliarsi, però poi dopo, piano piano, si è svegliata. E si è ripresa abbastanza in fretta. Che dire, se questo video vi è piaciuto, mettete tanti like, iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video sui vostri social. Vi ricordo che vi lascio giù nell'info box tutti i link utili, fermo posta, mie mail, le mie magliette in vendita, tuberfa, tutto quello che vi può servire. Io e la piccola mia che sta lì sulla sedia, vi salutiamo, vi mandiamo un bacio e al prossimo video. Ciao a tutti!